Bene, ritrovati in studio per questa seconda parte di FNews. C'è ancora la cronaca. Dopo diverse settimane procede ancora l'attività di controllo da parte dei carabinieri nei vari comuni, attività che mira a contrastare i reati contro il patrimonio. Sono stati intercettati numerose persone ritenute pericolose. Vediamo. Prosegue ancora l'attività di contrasto dei reati contro il patrimonio. In seguito al setacciamento nelle zone dei comuni di Comiso, Vittoria, Chiaramonte e Scoglitti, i carabinieri, la fine della settimana scorsa, hanno tratto in arresto una banda di 11 rumeni responsabili dei furti a scapito di diversi istituti scolastici di Comiso, di aziende private e abitazioni. Ieri i controlli sono continuati con l'aiuto degli elicotteri dei carabinieri di Catania per ricercare i depositi che potrebbero conservare l'area furtiva rubata ed inoltre per tracciare la via di fuga possibile per i criminali. Nel corso dell'operazione sono stati effettuati numerosi posti di controllo nei crocevie più importanti della zona. Inoltre sono stati fatti degli accertamenti nei confronti di persone ritenute sospette in base alla loro condotta. I carabinieri della compagnia di Vittoria hanno intercettato e deferito in stato di libertà due vittoriesi, un rumeno e un iscemese residenti a Vittoria. I due vittoriesi e il rumeno sono stati sorpresi alla guida di due scooter, privi però della patente. Il iscemese pregiudicato era alla guida di una Peugeot 106 senza copertura assicurativa e senza patente di guida perché mai conseguita. Efficace si è rivelato il foglio di via obbligatorio volto ad impedire l'accesso a malintenzionati, in modo particolare a gelesi, catanesi e calatini. Negli ultimi 3 giorni sono 6 le persone proposte a causa del loro atteggiamento sospetto e dei loro precedenti. Tra questi 2 palermitani, 3 vittoriesi e una donna nomade originaria di Noto. Prosegue ancora l'attività di riconoscimento dell'area furtiva rubata dagli 11 rumeni deferiti in stato di libertà per furto e ricettazione. Intorno alle 19:10 di ieri sera, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco ha disposto l'invio della squadra operativa del distaccamento di Vittoria a Marina di Acate, nel Viale dell'Amicizia, dove si stava sviluppando un incendio. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto a spegnere il rogo che ha interessato l'infisso esterno della cucina dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Acate per i rilievi di competenza. E a Scoglitti la Polizia Municipale e l'Ufficio Ecologia del Comune di Vittoria hanno attivato la procedura di cattura di 4 cani randagi che vagavano per la frazione, creando paure tra i cittadini. Giro di vita al randagismo, catturati 4 cani a Scoglitti. A seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini della frazione, l'assessorato al decentramento guidato da Salvatore Avola ha attivato attraverso la Polizia Municipale e l'Ufficio Ecologia la procedura per la cattura di alcuni randagi che nei giorni scorsi avevano suscitato preoccupazione tra la popolazione. La Polizia Municipale già nei giorni scorsi si era messa sulle tracce degli animali in questione. Ieri, dopo l'avvistamento del branco, è scattata l'attivazione delle procedure che hanno portato alla loro cattura da parte di personale specializzato della ditta Dog Project di Piazza Armerina. Si tratta di 4 esemplari di media taglia che adesso saranno ricoverati presso la struttura della ditta, dove verranno visitati, rifagellati, disinfettati, microchippati e sterilizzati. I cani rimarranno ricoverati presso la struttura dove sarà possibile adottarli. Per informazioni è possibile visitare il sito www.dogproject.info. Il sito, peraltro, contiene le foto dei cani che è possibile adottare. Ieri ad Ispica si è verificato un incendio presso un'azienda di produzione di fuochi pirotecnici e è stato bruciato un furgone. L'incendio è stato immediatamente segnalato e poi spento dai vigili del fuoco di Modica. Sono in corso accertamenti per scoprire le eventuali cause. E adesso la politica a Vittoria con il Partito Democratico che si spacca sul sostegno a Giovanni Denaro per la segreteria provinciale. L'area Renzi, guidata dall'assessore Piero Gurrieri, infatti, sosterrà il ragusano Mario D'Asta. L'area Renzi di Vittoria sostiene Mario D'Asta e non Giovanni Denaro. Piero Gurrieri, responsabile cittadino di Big Bang, associazione nazionale vicino al sindaco di Firenze, è intervenuto per precisare che l'unico candidato alla segreteria provinciale che gode del sostegno di tutti i circoli Big Bang della provincia, e pertanto anche di quello di Vittoria, è Mario D'Asta, renziano della prima ora, e in atto coordinatore provinciale della stessa associazione e consigliere comunale nella città capoluogo. Nel ribadire il rispetto e stima per gli altri candidati che parteciperanno ad una bella competizione democratica, dichiara Gurrieri, e in particolare per Giovanni Denaro, autorevole espressione del circolo vittoriese, rimane quindi inalterato il convinto e unanime sostegno dell'area renziana e parina a Mario D'Asta, che in questa fase è stato individuato come il candidato la cui progettualità condensa e racchiude al meglio la proposta che Matteo Renzi ha lanciato al PD e all'intero paese.
Dunque, Guerrieri smentisce il documento della direzione del partito vittoriese, che aveva parlato invece di unanimità nella scelta di sostenere Denaro nella corsa per la segreteria provinciale. E ci spostiamo adesso a Comiso per parlare di aeroporto. Ieri è arrivata la notizia dell'attivazione dell'aviazione generale. Si tratta di un servizio garantito da Genavia che consentirà di accogliere aerei anche di piccole dimensioni. Si lavora intanto alle rotte per collegare il Magliocco a Milano e Bologna. Arriva il servizio dell'aviazione generale all'aeroporto di Comiso. L'accordo, anche se non ancora ufficializzato, è stato raggiunto tra i vertici della SOACO e la società Genavia, che si è assicurata il servizio. Grazie all'aviazione generale, il Magliocco potrà accogliere in pista aerei di piccole dimensioni da turismo. La società inoltre si occuperà di garantire servizi necessari, taxi, macchine private, ristoranti e alberghi. Si sta lavorando nel frattempo anche alle rotte Milano e Bologna. E anche se ancora non c'è la sicurezza, si tratta per far atterrare a Comiso l'Italia. L'altro obiettivo che si sta concretizzando è la Germania. Entro la prossima primavera il Magliocco sarà disponibile da e per l'aeroporto di secondo livello Hahn di Francoforte. Intanto è stato risolto il problema della segnaletica, dato dal fatto che la provincia aveva posizionato i cartelli solo in direzione dell'aeroporto. Erano assenti invece quelli in funzione dei viaggiatori in arrivo, che uscendo dal Magliocco non sapevano quale strada imboccare per raggiungere città vicine e lontane. Due giorni fa gli operai della provincia hanno quindi posizionato i cartelli anche all'uscita e ora si sistemeranno al meglio anche le altre arterie dove la segnaletica già era presente. Passiamo adesso allo sport. Continua la situazione di crisi in casa del Ragusa Calcio. Le ultime voci parlano addirittura di un rischio per la trasferta contro il Due Torri. In promozione invece il nuovo cambio di allenatore per il Real Biscari, esonerato dopo appena una partita mezza salma. Al suo posto arriva Giovanni Monachelli. Non c'è pace per il Ragusa, a rischio anche la trasferta di domenica Gliaica di Piraino. Questo perché il presidente Enzo Vito non vuole passare il testimone a Ennio Cerasi. Infatti le dimissioni di Vito sono avvenute solo per la stampa, ma il caprese non si è dimesso dall'assemblea dei soci, ovvero la sede ufficiale. Cerasi ieri ha tentato di rilevare la quota di maggioranza, ma sembra che l'accordo non ci sia, anche se le parti sono vicine. Oggi quindi si spera di chiudere la trattativa. In caso contrario, come detto, la squadra non partirà per la trasferta di domenica contro il Due Torri. Passando al campo, ieri intanto si è svolta l'amichevole con il Comiso, vinta dagli azzurri per 9-0. Con tripletta dell'argentino Cecco, doppietta di Alma e De Sousa e rete di Romano e Rao. A rimanere vicino alla squadra ci sono comunque tifosi che sempre ieri hanno inviato una lettera al sindaco Piccitto nella speranza che il primo cittadino ragusano si impegni in qualche modo per trovare una soluzione a questa situazione di crisi. In promozione intanto salta la panchina del Real Biscari. Dopo appena una partita di campionato, infatti, è stato esonerato il tecnico degli Ecatesi Giuseppe Mezzasalma. Al suo posto è stato contattato Giovanni Monachelli. Fatale per Mezzasalma la sconfitta per 3-0 contro l'Accademia Empedoclina. La dirigenza non ha voluto dare al tecnico una seconda chance e ha quindi chiamato l'ex allenatore del Città di Vittoria. In chiusura un'altra notizia di sport: è saltata la 56esima edizione della gara Monti Iblei. Questo perché non si è riusciti a trovare i 70.000 euro utili alla realizzazione della gara, il finanziamento che fino agli anni scorsi era stato sostenuto dagli enti politici come provincia e comune. Quest'anno invece non è arrivato nelle casse, anche a causa della dismissione proprio della provincia e l'assenza di sponsor privati. Si prospetta l'idea di istituire un comitato pro Monti Iblei, composto dall'Associazione Piloti di Chiaramonte Gulf e dall'amministrazione comunale del comune montano per lavorare a un progetto in vista della prossima edizione. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DG. Vi auguro un buon proseguimento.